questa è stata una giornata trionfale a Cannes. Allora me la racconta un po' come l'ha vissuta, la sua emozione. Dunque, le emozioni è difficile raccontarle, devo dire. A volte è difficile anche viverle, perché sono affaticanti le emozioni, veramente. Io poi a Cannes non c'ero mai stata, ero stata a Venezia, al festival, ma non a Cannes. E quindi questa specie di tortura del tappeto rosso. Com'è andata? Ce lo racconti. È andato bene, sembrava un plotone d'esecuzione, perché ti mettono tutti in fila, no? E poi avanti tre passi e tutti trom, trom, trom. Sembrava, sai, quelli battaglioni di napoleonici, no? Quando si vedono nei grandi film, no? Le battaglie, che parte prima la fanteria e va avanti. E poi destra, e poi sinistra, e poi altri tre passi, altri. Però invece del plotone ci stavano poi armate di fotografi, di fotografi, di operatori. Di operatori meravigliosi, perché tutti con lo smoking, mai visto tutti questi giornalisti, fotografi, tutti vestiti di tutto punto, cravattina e cose così, ma molto bello. Sei stanca? Sì. Capisco che sta attraversando un periodo complicato, anzi, se ne ha bisogno non si deve preoccupare, l'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa. Sì, ma non serve, perché ho deciso e insomma non cambio idea. Qual è, signora Lazzarini, secondo lei la forza di questa storia? Una storia è sempre una storia, racconta la mia, racconta la sua, racconta quella di tutti. La morte della madre è un tema certo universale, però voglio dire, non è che è solo questo, voglio dire, il merito del film. Una cosa dovuta a un affetto che c'è stato, è stato tantissimo, l'affetto penso con sua madre, però non sempre a volte arrivato al momento giusto, oppure non sempre dato come avrebbe voluto fare, ecco, nel momento in cui la madre è mancata e lui stava tra l'altro penso montando o facendo il Habemus Papam. Quando tu hai un lavoro e un'equipe che ti aspetta, non puoi, devi dire, rimandare l'affetto privato. Il tuo privato è rimandabile, la professione a volte no. Quindi purtroppo soprattutto questa dello spettacolo. Io lo so perché faccio teatro, non si può fermare lo spettacolo, devi andare avanti. Insomma, ha lavorato con Streller, con Ronconi. Deve essere stata una squadra. Con Pino Patronigriffi, con Giorgio De Lullo e Romolo Valli, appunto, con compagnie. Una scuola straordinaria, una scuola che l'avrà insegnato molto. Sì, sì. No? È il teatro, però il teatro ha un suo, diciamo, un suo. Ognuno ha la sua pista, no? Ecco, e a chacun son cirque, diceva Prévert, ecco. E lui, il cinema ha una pista felliniana, diciamo, ecco, perché deborda, ecco, non sai dove finisce, ecco. Dove finisce tutta questa gente che si assiepa, che aspetta che tu passi dentro una macchina quasi blindata, perché sennò vieni assalito. Words could ever say. And what my heart has heard. In televisione lei ha interpretato delle serie di grande successo, sì, cioè ha fatto certo. I Miserabili, il Tenente certo. Sheridan, sì. Quella popolarità lì, com'era sì. In quegli anni, se sì. La ricordo? Tanta, molto, ti riconoscevano, ma perché c'erano anche poche cose, voglio dire, oggigiorno, anche se uno fa una cosa molto importante in televisione, sì, per 24 ore, diciamo, ti riconoscono, dopo poi ne vengono altre, la gente si scorda, e allora le puntate erano attese, 10 puntate di Miserabili, facendo due personaggi, Fantina e Cosetta, insomma... Per quell'epoca era una cosa, ma non solo quello, tutti gli altri che poi hanno fatto, da una tragedia americana che ho fatto io, il mandolino del Po. L'Italia ti voleva bene, l'unica cosa è che qui ti vuole bene, diciamo, il mondo col cinema. Nanni e Margherita, allora le avranno chiesto. È un bel titolo, Nanni e Margherita. È vero, è l'idea per un film, glielo vogliamo dire. Anche una commedia potrebbe essere. Prima non sapevo nulla, e anzi sapevo che avevo un carattere spigoloso, ecco. Però io ho visto che con me è tenerissimo, molto delicato, e con l'equipe anche, con la sua troupe, perché veramente io penso che lì tutti gli portano l'acqua con le orecchie, come si dice a Roma, perché certe volte dico, beh, però insomma, Nanni, va bene, sì, va bene, facciamo un altro Chuck, d'accordo,
va bene, perché lui finché non è convinto va avanti, però capisci, certe volte anche la troupe dovrebbe dire, ecco, come nel suo film, fa dire, ditemelo, dite al regista, perché il regista è uno stronzo. Allora, pasta, pomodoro e basilico, però oggi pasta corta, perché l'altra sera i tagliolini erano un po' incollati. Margherita è sempre attaccata al suo cellulare per vedere cosa fa sua figlia negli intervalli tra un ciak e l'altro. E Nanni anche molto, penso che sia un padre molto affettuoso, ma anche un po' apprensivo. Poi una spigola. E le spine? Oh, ho spinata tutta. Lei che cosa desidera per lei adesso? Tutto. tutto quello che il mio lavoro mi può dare. Se vince il film. Se vince il film e se mi invitano io ci torno. Ecco qua. Partiamo. In bocca al lupo. Grazie. Allora. Che crepi questo lupo cattivo. No, cattivo, a volte è anche buono, insomma. Sì.